Dopo la frase del patron della Fiorentina Rocco Commisso sullo stadio Franchi, lasciatemi buttare giù, lo stadio non è il Colosseo, cade a fagiolo la relazione dell'Università di Firenze richiesta dal sindaco Dario Nardella sulla vulnerabilità sismica e sulle condizioni statiche dello stadio. Il primo cittadino le definisce critiche, senza contare i costi degli interventi che il comune deve sborsare per la manutenzione che a quanto pare non è ordinaria. Ebbene, dalla relazione emerge una situazione estremamente critica. Sono due i punti centrali. Il primo è che lo stadio in questi anni è stato uno stadio fruibile grazie agli interventi del Comune di Firenze, che negli ultimi 10 anni ha speso la bellezza di 600.000 euro all'anno di media per consentire lo svolgimento delle partite. Ma da ora in poi, se guardiamo in prospettiva, la situazione è così critica e difficile per lo stadio che non basta un semplice intervento, diciamo, di manutenzione straordinaria, che pure faremo nell'immediato con ulteriori 800.000 euro di investimenti. Ma se vogliamo una soluzione definitiva per la sicurezza dello stadio, è necessario ora più che mai un intervento profondo e straordinario su questa struttura. Non c'è solo un tema di funzionalità del Franchi, ma c'è un tema estremamente serio di sicurezza della fruibilità di questo impianto. E sulla scelta di Commisso di incontrare oggi il sindaco Emiliano Fossi a Campi Bisenzio, luogo dove potrebbe sorgere un nuovo stadio in alternativa al Franchi. Noi siamo tranquilli, siamo sicuri di quello che stiamo facendo. Il Parlamento ha fatto un grandissimo lavoro, ha fatto una norma ad hoc per gli stadi italiani che sono nelle condizioni difficili in cui si trovano. Lo ha fatto evidentemente perché si parla dello stadio nuovo a Campo di Marte. Dopodiché il Commisso è libero di fare quello che vuole. Noi siamo qua, noi continuiamo a lavorare. Noi aspettiamo che la Fiorentina presenti entro 2 mesi, così come abbiamo concordato, il progetto preliminare che insieme consegneremo al Ministro. Io ho garantito alla Fiorentina e al Commisso che mi metto in prima persona insieme a lui e presentiamo il progetto al Ministero. Quindi ora, più che perderci in parole e commenti, aspettiamo il progetto della Fiorentina che si è presa l'impegno di terminarlo entro 2 mesi.